In varie riviste e nei siti web vengono continuamente pubblicate innumerevoli ricette di biscotti. Certo, si sta avvicinando il Natale e il biscotto è uno dei dolcetti che tanto ci piace mangiare, soprattutto in questo periodo di festa. Ecco, io però vorrei scostarmi dalle classiche ricette e proporvi dei biscottini senza glutine, così che anche i nostri amici celiaci possono giudicare le nostre ricette. Per preparare circa 35-40 piccoli biscotti senza glutine sono necessari 150 g di maizena, ovvero amido di mais, 25 g di burro, mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio, un uovo intero, 50 g di zucchero semolato, un limone dove utilizzeremo il succo di mezzo limone e per farcire 50 g di marmellata. Io ho scelto una marmellata di arance, ma va bene qualsiasi altro tipo di confettura densa. Per prima cosa abbiamo versato lo zucchero in una boule. Versiamo poi anche il burro che io ho fuso al microonde. Adesso mescoliamo per bene il tutto con un frustino fino a formare una crema. Stiamo mescolando burro e zucchero, adesso aggiungiamo pure l'uovo e continuiamo a mescolare. A questo punto aggiungiamo la maizena e teniamo da parte un po' che non si sa mai. E poi scateniamo la reazione mescolando limone, succo di limone e bicarbonato di sodio. Mescoliamo per bene fino ad ottenere un composto modellabile. Abbiamo lavorato l'impasto a mano fino ad ottenere una pallina bella compatta. Adesso la fase più difficile, la stesura. Perché è difficile? Perché non troviamo glutine, quindi la pasta tende a sbriciolare. Per questo vi consiglio di stenderla su due foglie di carta forno, però prima sporcate la superficie sempre con della maizena, ok? Così. La appiattiamo un po' con il palmo delle mani. Ci mettiamo un altro foglio di carta forno sopra e cominciamo a stendere la pasta con il matterello ad uno spessore di 4-5 mm. Una volta stesa la pasta, io vi consiglio sempre di fare la prova passando una spatola sotto per accertarvi, insomma, che il biscotto si toglierà molto facilmente. Adesso procediamo con la messa in forma dei biscotti. Io ho preso uno stampo piccolino a forma di cuore. Potete prendere una stella oppure un cerchio, quello che vi piace di più, e cominciamo a realizzare i nostri biscottini. Ci aiutiamo sempre con la spatola e andiamo a sistemarlo su una piastra foderata con la carta forno. Procediamo dunque in questo modo fino ad esaurire tutta la pasta. Chiaramente i ritagli si possono impastare nuovamente e creare nuovi biscotti. Abbiamo ottenuto 40 piccoli biscottini, io ho velocizzato i tempi e qui ho preparato già quelli farciti, ma vediamo più nel dettaglio come si fa per la farcitura. Allora, vi dovete munire di un bastoncino oppure anche del manico di un cucchiaio di legno e facciamo 3 piccole incisioni, non troppo fonde, così, su ogni biscottino. Come vi dicevo prima, attenzione perché la pasta è molto fragile, quindi utilizzate un po' di maniera. Io vi suggerisco una marmellata di arancia in questo caso perché è molto densa, altrimenti poi in cottura vi si sparpaglia un po' e l'effetto non sarà molto piacevole esteticamente. E mettiamo con l'aiuto di due cucchiaini una piccola parte di marmellata in ogni biscotto. Le nostre piccole creazioni senza glutine sono pronte per essere cucinate. Allora, forno caldo, 180 gradi per 12, massimo 13 minuti. Ragazzi, questi biscottini meritano proprio un applauso. Grazie, grazie, basta così. Sono adatti non solo ai celiaci ma anche a tutti i golosi di dolci. Potete conservarli per un mese all'interno di una latta.